Amici di AttiSport24, benvenuti ad una nuova puntata di Due Metri La Pallanuoto Vista da Vicino. Abbiamo il grande piacere e l'onore di ritrovare oggi insieme a noi l'attaccante del Telemar Palermo, Andrea Vlaovic. Ciao Andrea, bentornato, è un piacere di averti in nostra compagnia. Ciao Andrea, grazie, è piacere mio. Andrea, voglio partire da quello che è stato il vostro ultimo impegno ufficiale. Uh, Quale eredità vi ha lasciato il pari in rimonta conquistato sabato contro uh, la pallanuoto Trieste? Ah, la prima cosa che devo dire è che dopo la sconfitta a Savona, che ci ha battuto molto, avevamo solo 3-4 giorni, per, no, tre, tre, giorni per, per lavorare, per preparare questa partita. E non è stato facile perché. Dopo le 12 partite che abbiamo fatto in 20 giorni, eravamo molto stanchi in testa, fisicamente. E Gu aveva un grande lavoro da fare questa ultima settimana. E niente, siamo, siamo entrati nella partita non bene perché eravamo sotto di 3, 4 a 1, già secondo tempo, anche 7 a 4 il terzo tempo. E non possiamo essere soddisfatti di questa cosa sicuro, ma non possiamo essere anche delusi, perché, alla fine siamo, siamo entrati in partita, abbiamo mostrato una bella faccia e avevamo anche la possibilità di, di vincere, alla fine. Così sì. non sono né triste né, né felice, ma dopo le due partite contro tre, quelli ungheresi, e savona, dove, dove abbiamo preso 34 gol. Abbiamo finalmente giocato una buona difesa, diciamo, certo. Avete recuperato, lo hai sottolineato anche tu. Siete andati in svantaggio di tre reti. Avete recuperato lo svantaggio e anche avuto nel finale la palla della possibile vittoria. Qual è stata sì. la forza che vi ha fatto reagire sul 4-1 a favore della formazione giuliana? Vi siete detti qualcosa? C'è stato uno sguardo, una sci... che è successo? È successo il contrario che, che è successo a Savona perché a Savona eravamo di sotto tre gole. Siamo disuniti subito, ci siamo disuniti subito. E abbiamo detto già prima di questa partita che, se, se viene questo risultato, ancora una volta che non dobbiamo disunirci, che dobbiamo credere in questo nostro lavoro, che dobbiamo credere in nostra difesa, il nostro attacco. E alla fine, con tanta grinta, tanta voglia di. di ritornare, tanta voglia di vincere siamo riusciti a fare questo risultato che alla fine è giusto questo pareggio diciamo. certo quali sono a tuo avviso gli aspetti del gioco su cui la squadra che si è rinnovata anche quest'estate ricordiamolo sono arrivati tre acquisti ma tre eh, movimenti importanti il tuo connazionale Basic non so se sì. l'ho pronunciato bene Silvin, Basic Basic, sì. Basic, Basic. Sì. Max Irving e il giovane Turchini, uh, quali sono gli aspetti del gioco su cui questa formazione che si è rinnovata e che ha anche diversi giovani al suo interno, giovani è necessario ricordarlo, può registrare maggiori margini di progresso? Sicuramente che dall'anno scorso già il nostro gioco è la difesa. E Max e Balcic sono veramente ottimi giocatori. Con la qualità e con l'esperienza già da prima. Eh, Turchini è ancora giovane, deve crescere tanto, ma ha il potenziale di crescere sicuramente. C'è anche una barriera della lingua, diciamo, della lingua, perché Baci e Irving non, non parlano ancora italiano e dobbiamo parlare in inglese, in croato, in italiano. È un po'. Una babele! Confuso. Sì, un po' confuso. Tutto. Ma alla fine si capisce, il nuoto si capisce. Non è che devi, devi per forza parlare la lingua per capire la pallanuoto. Si che... parla la lingua universale dello sport. Me la concedi certo, questa certo. battuta, certo. E alla fine c'è ancora da migliorare, c'è ancora da lavorare, ma siamo. Nella buona strada, mi, mi sa, perché comunque abbiamo fatto 13 partite, abbiamo vinto 10-2 pareggi e una sconfitta. Così siamo veramente soddisfatti di, di, di questo periodo che abbiamo dietro di noi e sicuramente possiamo solo crescere ancora. Vi attende ora l'andata dei quarti di finale di Eurocup contro la Mladost-Zagabria. Che tipo di partita ci possiamo aspettare? Permettimi anche questa piccola aggiunta. Torni per la seconda volta in poco più di un mese nuovamente in Croazia. Vedo la faccia che già si illumina. <ride> sì, torno a casa e torno nella città dove, dove ho giocato tre, per tre anni prima di venire a Sebenico, nella mia città. Ho giocato tre anni a Mladost e li conosco bene, li conosco... Molto bene, eh, so che sono una squadra molto giovane perché hanno perso sette giocatori, mi sa. Eh, tutti i giocatori dei primi sette è eh, veramente una brutta cosa per loro, ma poi una bella cosa per questi giovani di, 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 di poter crescere. Eh, loro giocano molto aggressivo, giocano pressing altissimo. E poi, come tutte le squadre croate, sono veloci, veloci, sono aggressivi e, e sanno giocare a pallanuoto. Così ci aspetta una partita difficile, soprattutto che noi siamo in questo momento stanchi da questa partita contro il Trieste. E abbiamo domani il viaggio: e non è da giustificare, ma questo si, si sente. Dobbiamo. Veramente essere a 110% per fare una buona partita e per prendere il risultato e tornare qua a casa tra 15 giorni e giocare per entrare in semifinale. Quali fattori risulteranno decisivi per riuscire a portare a casa la vittoria? Ma io sinceramente ho molta fiducia in noi e dipende da noi come, come ci, ci mettiamo noi la partita. Sarà difficile o sarà, sarà facile? Dipende da noi. Noi dobbiamo, essere, dobbiamo giocare come una squadra, come sappiamo giocare. E abbiamo un giorno per vedere il video della Mladost, e saremo, saremo pronti. E andremo lì a vincere e non ci, ci sono altri risultati nella, nella testa nostra. Chiudiamo con un'ultima battuta si passa dai gironi alle sfide ad eliminazione diretta che credo per un atleta siano quelle più belle da poter vivere eh, pensi che nell'ottica del doppio confronto sia un vantaggio andare a giocare la prima fuori casa? Secondo me sì per, anche perché li, li conosco io li, li conosce anche Pascic perché giocava lì eh, possiamo diciamo possiamo preparare la partita a meglio di loro, sicuro. E se facciamo lì un buon risultato abbiamo tutte le possibilità di, di andare in semifinale, sicuro. Va bene, siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata. Io ringrazio Andrea Vlaovic per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Andrea, grazie. Ciao, grazie a te, ci vediamo. Dammi due secondi che...